L'obiettivo di oggi è andare alle isole Borromee e andarci col kayak gonfiabile che non gonfio da un anno. Questa sarà una delle grandi incognite. Se regge, io mi sono portato la pompa, se non regge faccio pausa su qualche isola appunto e lo ricarico. Condizioni di navigazione perfette. Qui nel golfo non c'è vento, il lago è piatto, bagaglia bene. Quella è la prima destinazione, penso sia l'Isola Grande. Non penso che po di poter sbarcare perché è privata. Stiamo approcciando alla prima isola, vedo dei fellow kayaker. Ho deciso di sbarcare qua. Siamo sbarcati sull'isola. Ah, wow. Tra l'altro sto andando in giro così, quindi non passo inosservato. Ho appena evitato un traghetto. Sta arrivando un altro. Sono arrivati 4 in un minuto. Fa gli slalom. E intanto continuano ad arrivare navi su navi. Andrò prima all'isola con i giardini, la circunnavigo e poi vado all'isola normale, cioè quella con le case dove ci si può fermare a mangiare. Ah, sono quasi arrivato. Quel palazzo è talmente grosso che sembrava vicino 10 minuti fa. Comunque quel palazzo lì e questi giardini mi ricordano Venezia. Specialmente questo punto qua. Che posto. Questa è la famosa terrazza panoramica, terrazzamento panoramico, ma forse sono un po' troppo sotto per vederlo tutto. Posso sbarcare qua. Purtroppo le mie idee di sbarcare o no, sono dovuto andarmene perché di lì è figa, è la stazione centrale delle barche. Vabbè, affanculo, c'è troppa gente tanto. Anche di lì arriva di tutto. Meno male che me ne sono andato. Questa zona qua è abbastanza frequentata da natanti. Adesso che alla fine mi fermo su questo isolino qua. Non so se si vedono, ma è pieno di anatroccoli. Mi dà quasi fastidio disturbare gli abitanti dell'isolino qua. Li lascio in pace. Però c'è quel cazzo traghetto che mi sta arrivando dietro.
con i principi di Borromeo, che non è un di pesca, dei lavori della Commissione Italo di Svizzera, che struttura la quindi, e tanti pescatori allora erano vicini. Mi aspettavo un bancomat qua. Beh, mi ero portato un panino, ma visto che sono venuto in città. Un chilometro e 8 all'altra isola e più di 3 chilometri al punto di partenza. Sarà un lungo ritorno. Sono quasi tornato alla prima isola. Spero che dall'altra parte ci sia una spiaggia dove sbarcare un po'. Vediamo. Definizione della giornata, uno scoglio abbellito bene. Pescato un arancio. Foreste. Vedere cactus e bambù là in fondo, mi aspetto qualche indios uscire da un momento all'altro. Questo è l'equivalente del Capo di Buona Speranza. Ho doppiato l'isola. Dopo una pausa, un bagnetto, ho deciso di proseguire verso la quarta isoletta. Prima di concludere il giro. Ho fatto parecchia strada. Sono quasi arrivato alla costa. Bene. Il Majestic Hotel. Cos'è quella roba lì? È una scultura in mezzo al lago. Non posso avvicinarmi troppo perché fa da calamita per le onde. Wow. Wow, che ville assurde. Con la darsena privata coperta. Quasi mi fermo al Majestic a prendere un bicchiere d'acqua.